Io sono un'antropologa di formazione, mi occupo di America Latina, però sono una ricercatrice indipendente e quindi questo libro è nato, diciamo, da vari spunti, un po' dalla mia esperienza in America Latina, in vari progetti di cooperazione, di ricerca, un po' da un diploma, invece un corso online che ho seguito qualche anno fa con Claxo, uno dei maggiori centri di ricerca, reti di ricerca latinoamericano, su politiche pubbliche e giustizia di genere. Quindi nasce un po' dal momento in cui si sono fuse queste esperienze di studio e di lavoro. Io in realtà sono anni e anni che comunque mi interesso e studio l'America Latina. Però ecco, prima di entrare un po' nel libro, ci tenevo invece a dire che dunque ogni capitolo inizia con una canzone e l'ultimo, le conclusioni, c'è una canzone che si chiama Somos Sur, che è di Ana Tijoux, una rapper cileno-francese, che però è insieme a Shadia Mansour, che è una rapper palestinese. Quindi ci tenevo a iniziare così per dare la mia solidarietà al popolo palestinese. E invece adesso parliamo di America Latina, perché anche lì, in questo momento, in tanti paesi le cose non vanno tanto bene. E, come dicevo, il libro è fatto di vari capitoli che a prima vista sembrano un po' a sé stanti, diciamo. Si parla della violenza contro le donne in America Latina, della violenza generata dal neoliberismo, e c'è un capitolo su Francia Márquez, che è la vicepresidente colombiana, e più tardi possiamo anche approfondire quell'aspetto, perché ne tratto, perché è una donna afrodiscendente, e attivista ambientale, quindi diciamo ne parlo per la simbolicità dirompente della sua vittoria. E parlo dell'estrattivismo, del concetto di corpo-territorio, e poi ci sono, diciamo, parto da vari aspetti, punti, luoghi dell'America Latina per poi giungere invece a noi. E quindi ci sono i due capitoli finali sulle lavoratrici domestiche latinoamericane qui in Italia, e ne parlo perché appunto, come già nel titolo, la terza parte del sottotitolo è colonialità, quindi ne parlo, diciamo, affrontando questo tema che è la colonialità, possiamo affrontare un po' più a fondo, insomma, ma lo tratto per analizzare un po' la colonialità che si instaura nelle nostre case tra le datrici di lavoro e un rapporto di colonialità tra le datrici di lavoro e le lavoratrici domestiche. E quindi, diciamo, questo è un po' il filo che lega tutti i capitoli, perché inizio con il concetto di colonialità in America Latina, che non è da confondere con colonialismo o colonizzazione, perché quelli sono dei processi storici ben definiti che hanno portato appunto alla conquista, sono dei processi storici, se vogliamo, terminati, anche se poi c'è neocolonialismo, ma la colonialità è invece un insieme, un sistema che regge le società e che permea tutte le relazioni, diciamo, in una società, e che parte ovviamente dal colonialismo, dalla colonizzazione, ma che si protrae poi fino ad adesso e che è stata portata avanti in America Latina dagli stati-nazione anche dopo l'indipendenza. E quindi ne parlo all'inizio per quanto riguarda appunto l'America Latina, e lo riprendo poi alla fine per parlare delle lavoratrici domestiche.
il filo conduttore di tutti questi capitoli è il concetto di cura. La cura che analizzo ovviamente, il libro è un libro femminista. Io mi considero femminista, spiego un po' nella prima parte qual è il mio luogo da dove parlo io. Quindi sono una femminista, che però sono una femminista europea, e quindi insomma cerco di analizzare i femminismi altri, no, dell'America Latina, e di cercare di porre delle sfide al femminismo occidentale. E quindi un libro appunto femminista, e che quindi ha questo concetto di cura, ovviamente cura come concetto introdotto, analizzato dal femminismo, quindi cura come lavoro riproduttivo, che è sempre stato relegato nello spazio domestico, e che proprio il femminismo ha invece ha iniziato a studiarlo e a toglierlo dallo spazio domestico per socializzarlo. Quindi per quanto riguarda i movimenti femministi di cui parlo, la cura emerge così. Per quanto riguarda la parte sull'estrattivismo, ovviamente il carico di cura sulle donne aumenta, e poi appunto ovviamente la cura riguarda, nei capitoli sulle lavoratrici domestiche, ovviamente la cura è proprio perché le lavoratrici domestiche, molte migranti latinoamericane poi sono impiegate nel settore della cura. Io questa è una panoramica generale, e mi fermo qui e lascio la parola a loro per il loro intervento, domande, eccetera. Grazie Laura, io sono Marjorie Gonzalez e faccio parte di ADL Covas, che è un sindacato di base, e abbiamo un intervento proprio con lavoratrici migranti, e anche un piccolo intervento che più avanti faremo qualche commento anche con lavoratrici domestiche, che è uno degli argomenti trattati nel libro. Però sono venezuelana e sono una femminista decoloniale, che ho incarnato tante delle contraddizioni che ha riportato Laura nel libro, no? Come lei diceva, c'è una prima parte che fa una spiegazione degli ultimi decenni, dei processi politici più importanti negli ultimi decenni in America Latina, e per poi passare alla parte del lavoro di cura e gli aspetti della colonialità in Europa. Io ci tengo soprattutto a fare qualche commento, qualche commento su questa prima parte, no? E uno degli argomenti trattati nella prima parte, che riguarda le contraddizioni che abbiamo vissuto in Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasile, in quello che viene chiamato da alcuni il decennio o i decenni, perché possiamo dire che è stato più di uno, due, quelli del 90, del 2000, progressisti in America Latina, nel quale i movimenti sociali, tutti quelli che facevamo parte dei movimenti sociali che prima storicamente avevamo un intervento di resistenza contro il neoliberalismo, contro anche l'imperialismo, no, presente molto in nostri territori, con la possibilità di che ci fossero leader dei movimenti sociali in spazi di governo, ci si è presentata ai movimenti sociali e politici
questa discussione, il confronto e la contraddizione di se rimanere sempre nell'opposizione, come eravamo abituate a stare, no? Sempre contro il potere che in qualche modo ovviamente lo Stato-Nazione riproduce, o approfittare la possibilità, forse unica o che si presenta con tanta distanza nella storia tra decenni, che era quella di portare in spazi di governo alcuni leader e prendere alcuni spazi di governo per provare a cambiare un po' alcune cose, no? Ovviamente questo ci sposta dalla situazione ideale nella quale teoricamente sicuramente pensiamo come vogliamo che si faccia la rivoluzione, e ci sposta a una situazione dove bisogna assumere che governare significa enfrentarsi con la realtà piena di contraddizioni, no? E quindi per esempio l'argomento che Laura cita molte volte nel libro dell'estrattivismo è stata una grande problematica e lo è tuttora, no? È vero che i governi o la decada, i decenni, per esempio nel caso di Chavez, Correa, Lula, eccetera, però io parlo in particolare del movimento politico di cui ho fatto parte, è vero che ci siamo posti sempre il problema dell'estrattivismo, della devastazione dell'ambiente, eccetera, della natura, eccetera, eccetera, però bisogna anche, non era l'obiettivo di questo libro ovviamente approfondire in ogni aspetto, qua sicuramente c'è uno sguardo generale, no? Io ci tengo soltanto a fare questo commento, che effettivamente fare i conti con la realtà, fare i conti con quello che ti trovi nel dover gestire e governare, significa sapere che il ruolo che hanno i paesi latinoamericani nella divisione internazionale del lavoro è quello, storicamente, non da adesso, non è stata una cosa che ha scelto la rivoluzione bolivariana, che ha scelto Chavez, che ha scelto Correa, no? Di optare per l'estrattivismo per portare avanti una rivoluzione e pertanto è fallita. Sarebbe un'analisi molto superficiale vederla così. Effettivamente la critica al fatto che l'astrazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, cioè nel caso di Venezuela il petrolio, non siamo riusciti né come movimenti sociali a fermarlo del tutto, e ovviamente neanche il governo in due decenni, con tutte le contraddizioni che c'erano all'interno. Una cosa che possiamo dire è che sì, non siamo riusciti a cambiare questa matrice di estrattivismo, no? Perché non è così semplice neanche col rapporto che hai a livello internazionale. Un paese che storicamente il ruolo che ha è quello di estrarre le risorse naturali del sottosuolo, e che però storicamente il reddito di quelle risorse venivano all'elite, il fatto già di trovarsi davanti alla possibilità di appropriarsi di quel reddito e riorientarlo per le cose che hai davanti da risolvere, che sono banalmente, forse no, sì, sicuramente la natura, però forse anche l'80% della popolazione nella fame, che non ha accesso alle cure mediche, milioni e milioni di persone che come me siamo riusciti a uscire dalla povertà, ad andare a rendere pubblica l'educazione, a rendere massiva e pubblica e gratuita la salute. Sono quelle le cose alle quali ci siamo confrontati quando sei lì e devi decidere, no? E ovviamente sono scelte che non passano, è una situazione politica che, come sicuramente avete, ci eravate informati al momento, non è che non ha avuto nessuna reazione a livello internazionale. Non appena Chavez nel 2002, se non sbaglio, ha,
ha provato a nazionalizzare il petrolio, ad alzare l'importo per il reddito petrolifero, eccetera, eccetera, ha subito un primo colpo di Stato che ha fermato l'industria petrolifera per più di 2 mesi e le conseguenze di quello sono lunghe code di giorni e giorni della popolazione per far benzina, per trovare il gas, per cucinare. Si ferma il trasporto che indica anche che non arrivano gli alimenti, eccetera, eccetera. Quindi tutte queste misure, tutti questi tentativi di prendere, sottrarre il reddito petrolifero che prima veniva soltanto sfruttato per le concessioni internazionali alle grandi transnazionali del petrolio, non è una cosa di poco conto reindirizzarla per risolvere una situazione di emergenza che ti trovi davanti. Questo non vuol dire che non c'è il problema ambientale, questo non vuol dire che non ci siamo messi il problema in tante assemblee, in tutto il paese, assemblee comunitarie, di movimenti, eccetera, eccetera, cosa fare col problema ovviamente della devastazione ambientale. E alcune cose sicuramente siamo riusciti a fare, altre no. So, però è stato un argomento presente anche perché, come sapete sicuramente, in Latinoamerica ancora, nonostante tutto il processo di sterminio colonialista dell'indigena, dei popoli indigeni, ancora oggi ci sono alcune popolazioni che resistono, hanno resistito tutto quel. Ci sono paesi, in Venezuela li hanno sterminati quasi tutti, ma nonostante ancora ci sono alcuni popoli. E per esempio, per dire un esempio, non mi voglio soffermare in ogni piccola esperienza, però il popolo indigena Yupa è stato in quel decennio lì, grazie a diverse leggi, regolamenti, istituzioni che i movimenti sociali abbiamo conquistato, che si sono fermate per esempio diverse concessioni di sfruttamento, estrazione del carbone, il carbono con la popolazione Yupa per esempio. Quindi non soltanto a livello programmatico o a livello di programma dove ci siamo messi come obiettivo alcune cose concrete, decisioni politiche concrete che hanno fermato anche la devastazione di alcuni. Per esempio è stata vietata la pesca di arrastre, non so come si dice in italiano, no? Che non soltanto implica una devastazione di tutta la ricchezza marina, ma anche che portò per tantissimi anni e anni alla miseria e alla povertà ai pescatori che facevano la pesca artigianale. Quindi lì siamo anche riusciti a fermare la possibilità, cioè è stato vietato la possibilità di che ci fossero le navi di pesca di arrastre, no? Di pesca, non so, industriale si sarebbe in italiano, non so come si dice. E come la decisione politica di lasciare nel sottosuolo tutto l'oro che c'è nell'arco miniero è stata anche una decisione politica di Chavez, quindi non è semplice, non è. È vero, sì, in Latinoamerica c'è un processo di estrattivismo, però no, è connesso a una distribuzione mondiale, al commercio mondiale dei minerali. Se non ci fosse un centro ricco che deve mantenere uno standard di vita e di consumo, non ci fosse sicuramente questa periferia e questi spazi di sfruttamento. Quindi nominare sempre l'estrattivismo, secondo noi, dai movimenti di cui vengo, implica anche nominare le cause storiche e capire che cambiare questo sistema di cose sarà possibile in alcuni casi, ci saranno altre priorità in altri casi e ci saranno anche sicuramente tanti attacchi concreti che adesso li stiamo vivendo, come per esempio come il Venezuela con la crisi umanitaria che abbiamo, che è anche il risultato di tutta quella situazione. Quindi uno degli elementi di cui parli nel libro
è quello, no? L'estrattivismo come caratteristica da dove i governi della decada progressista hanno preso il reddito. Grazie, no, grazie per questo focus, perché in realtà nel libro purtroppo c'è molto poco del Venezuela. Io lo nomino perché invece in un libro precedente avevo proprio fatto un caso sul Venezuela. E, no, assolutamente, io dico che in quella decada sicuramente c'è stato estrattivismo, perché è innegabile, però diciamo che nel libro è chiaro che appunto le cause dell'estrattivismo sono lontane, no? È tutta una storia di estrattivismo in America Latina, ma poi come insomma anche in altri continenti. E infatti non si può neanche parlare di un neocolonialismo, ma di una conquistabilità permanente, no? Come se questo processo non si fosse mai interrotto, no? Dall'estrazione delle miniere. E con l'inizio della colonizzazione non si è mai interrotto, è un processo che appunto, come tu dici, no, dalla periferia si estraggono risorse per il centro, quindi è ovvio che è un sistema di potere, no, geopolitico che funziona così. Quindi sicuramente l'estrattivismo appunto è un problema che non riguarda affatto solo quella decada dei governi progressisti. Sicuramente anche, ecco, io del Venezuela devo dire appunto, a parte il libro precedente su cui mi ero focalizzata proprio sul tentativo di colpo di Stato, però ecco, io in Venezuela per esempio non sono mai andata, la mia conoscenza del Venezuela è minore rispetto a quella di altri paesi, infatti davvero ti ringrazio perché mi piace sempre invece fare le presentazioni o discutere con persone che sono latinoamericane, sono del territorio e che quindi, cioè, da cui io posso solamente imparare. Appunto, diciamo, quello che ho tratto, appunto, c'è un capitolo sull'estrattivismo ed è un capitolo che analizza questo processo appunto come un processo storico che non si è mai fermato e che soprattutto io lo analizzo da un punto di vista anche, no, femminista, quindi l'impatto differenziato che l'estrattivismo delle risorse ha sulle donne rispetto agli uomini, no? C'è un processo di ripatriarcalizzazione delle zone di estrattivismo. E quindi diciamo lo affronto da questo punto di vista, non solo come un problema ambientale, cioè che danneggia la natura, ma anche un problema sulle popolazioni. Io appunto lo affronto in particolare dal punto di vista delle donne che si trovano in questi contesti. Dall'estrattivismo analizzo anche, no, il concetto di corpo-territorio che nasce dalle femministe comunitarie e poi appunto viene applicato in contesti di estrattivismo proprio perché l'impatto sul territorio e sui corpi, soprattutto delle donne, è molto stretto, diciamo, molto legato. E poi io tento di usare questo concetto, questa epistemologia del corpo-territorio, di applicarla proprio invece al caso delle lavoratrici domestiche qui in Italia. E, non so se ho risposto abbastanza a questa. No, è stato molto interessante, sì, perché appunto sentire la voce, diciamo, dal territorio, sicuramente, insomma, io per quanto possa aver studiato l'America Latina, poi io ho fatto appunto molte esperienze di lavoro in altri paesi, quindi insomma è un aspetto. E che sicuramente questo dell'estrattivismo io ho incontrato anche in tanti altri paesi. Io lavoro molto con la Colombia e purtroppo
anche lì appunto c'è questo nuovo governo di sinistra, il primo governo di sinistra nella storia della Colombia, perché la Colombia ha proprio invece saltato il decennio, no, di cui parlavamo. Ci sono sempre stati governi di destra neoliberisti e adesso per la prima volta c'è un governo di sinistra con questa vicepresidente Francia Márquez. E anche lì ovviamente il governo sta scendendo a compromessi, perché è ovvio, no, che quando si è poi al potere non si riesce mai a fare, no, esattamente quello che si è promesso, anche da un punto di vista ambientale. Anche lì ci si trova un po' di fronte agli stessi problemi, proprio perché, come dicevi tu, comunque c'è bisogno di risorse per risolvere altri problemi, no? La diminuzione della povertà, eccetera. E Francesco, vuoi andare tu? Allora, beh, grazie innanzitutto per aver scritto questo libro, buon pomeriggio. Io sono Francesca Alice Vianello e insegno all'università, sono una sociologa del lavoro e delle migrazioni e da parecchio tempo mi occupo di migrazioni femminili, mi occupo di lavoro domestico, soprattutto di donne provenienti dall'Europa orientale, quindi non mi sono occupata molto dell'America Latina e delle migranti latinoamericane, ma come dire, mi sono ritrovata molto nei capitoli, negli ultimi due capitoli che parlano delle migrazioni in Europa, del ruolo del lavoro domestico e di cura in Europa e in Italia in particolare. E, come sappiamo, in Italia sono impiegate nel settore del lavoro domestico circa 1,5 milioni, forse 2 milioni di persone, e la metà di questa è impiegata regolarmente, l'altra metà è impiegata irregolarmente, cioè senza un contratto di lavoro vero e proprio. E la grandissima maggioranza sono donne migranti, moltissime in Italia vengono dall'Europa orientale, ma molte provengono anche da altre parti del mondo, tra cui l'America Latina, soprattutto l'America Centrale e dalle Filippine. E c'è una componente crescente anche di donne provenienti dal Nord Africa, e dall'Africa subsahariana, che lavora in questo settore. E, Laura nel libro sottolinea l'importanza della cura, è uno appunto, come dicevi prima, è uno proprio dei temi, dei fili rossi che legano tutto il libro, quindi la centralità della cura e di come i femminismi latinoamericani siano riusciti a enfatizzare, rendere visibile la centralità del lavoro di cura all'interno delle società latinoamericane, ma che anche diciamo, attraverso i processi migratori questo diventa anche sempre più visibile nelle società di destinazione. Perché è vero che le lavoratrici domestiche sono mal pagate, è vero che lavorano moltissime ore, molto di più di quello per cui sono pagate, ma la presenza di una tale quantità di lavoratrici domestiche in qualche modo rende anche visibile nelle società di destinazione, no? La centralità del lavoro domestico e di cura, che quando non è pagato invece è molto più invisibile, continua ad esserci nelle case, svolto prevalentemente dalle donne senza essere pagate, no? Le cosiddette caregivers, perché si usa un termine inglese per renderlo più affascinante. Ma la presenza di lavoratrici domestiche che insomma in un modo o nell'altro comunque vengono pagate seppur poco rende più evidente il lavoro di cura. E, nel libro anche Laura cita moltissimo un collettivo di lavoratrici domestiche di Madrid che si chiama Territorio Domestico, che qui a Padova abbiamo già avuto modo di conoscere, di incontrare, perché una delle, diciamo, portavoce di questo collettivo, che si chiama
Raffaella Pimentellera, che è una migrante dominicana che è arrivata in Spagna, a Madrid, credo tra gli anni 80 e gli anni 90, e è già venuta qui a Padova, è venuta qui nel 2019 al congresso di Alecobas, e è venuta qui virtualmente anche quest'estate, perché ha partecipato a un dibattito quest'estate a Radio Sherwood, era quest'estate, giusto? Sì. E quindi, insomma, è una persona che noi abbiamo già, probabilmente nel pubblico c'è chi ha avuto già modo di incontrarla, di parlare con lei, e è la portavoce di questo collettivo di lavoratrici domestiche di Madrid, che si chiama, come dicevo, Territorio Domestico, e che è un collettivo, modello per molte di noi. È un collettivo molto attivo, formato da lavoratrici migranti prevalentemente latinoamericane, che è riuscito in un'impresa che è molto complicata, cioè quello di sviluppare un attivismo politico sindacale attorno al lavoro domestico, e in cui le lavoratrici domestiche sono protagoniste all'interno di questo gruppo. È un modello, perché appunto, dopo probabilmente Marjorie dirà qualcosa su questo, chi si occupa di lavoratrici domestiche sogna spesso di riuscire a organizzare, a incontrare lavoratrici domestiche così militanti, così attive, così che riescano a mettere in campo la propria soggettività e le proprie rivendicazioni. E quindi volevo portarti a riflettere attorno appunto al contributo anche teorico, politico, che tu richiami molto di questo gruppo, di questo collettivo di lavoratrici, e anche al contributo che questo collettivo è riuscito a portare al movimento femminista spagnolo, perché Territorio Domestico, ma anche un altro sindacato che, di lavoratrici domestiche, sempre spagnolo, che si chiama SEDOAC, e qua cito una citazione che Laura riporta nel libro, pone al centro la questione, che è una questione, nodale per il movimento femminista bianco occidentale. E questa sindacalista scrive: la prospettiva intersezionale antirazzista deve essere un asse centrale del femminismo, perché l'8 marzo usciamo a rivendicare i diritti delle donne, cioè noi migranti, lavoratrici domestiche, l'8 marzo andiamo in piazza a rivendicare i diritti delle donne, ma noi abbiamo bisogno che anche il 30 marzo, la giornata delle lavoratrici domestiche, si mobilitino in massa coloro che si definiscono femministe. Altrimenti come si può parlare di mettere al centro la cura, quando il giorno in cui noi, lavoratrici domestiche, usciamo a manifestare, non vediamo il movimento femminista? Il femminismo ha un grande debito con le nostre lotte. Ecco, quindi volevo chiedere a Laura se ha voglia di approfondire, commentare, raccontarci come il ruolo che questa riflessione politica ha all'interno del suo libro. Grazie. Allora, io cito molto questo libro, Biosindacalismo di Territorio Domestico, a parte perché mi è piaciuto tantissimo, tantissime idee che vengono da lì sono veramente l'ispirazione, secondo me, anche il fatto di lottare con allegria. Questa per me è una cosa molto bella, perché spesso invece si identifica la lotta, no, come qualcosa di non di allegro, non di giocoso. E quindi questo libro innanzitutto mi è piaciuto molto, mi ha fatto riflettere
sul fatto che appunto in Spagna la situazione, la mobilitazione delle lavoratrici domestiche sembra essere molto più forte, no? Molto più avanti rispetto all'Italia. E quindi appunto, cioè, cito anche questa parte che Francesca ha appena letto. Da qui io pongo quindi una sfida al femminismo italiano, in generale al femminismo occidentale, in particolare perché siamo in Italia, quello italiano, ai movimenti femministi, dove io non vedo questo tema, non, ovviamente insomma voi fate parte di un sindacato che si occupa di lavoratrici domestiche, lavora con lavoratrici domestiche, però io nei movimenti femministi che un pochino ho frequentato, ma come dico all'inizio, io non mi sento un po' per un femminismo un po' diverso, certe volte mi sento un po' a disagio in alcuni movimenti femministi qui, e comunque diciamo questo tema lo trovo assente. E quindi in generale negli ultimi capitoli io pongo un po' una sfida per il femminismo occidentale di ripensare, di introdurre diciamo, questi temi, di introdurre il tema appunto della migrazione, ma della migrazione di cui stiamo parlando adesso, perché magari il tema della migrazione è sì presente nel pensiero, nella pratica dei movimenti femministi, ma non questo tipo di migrazione. È un tema che è un po' scomodo, perché comunque diciamo ci pone di fronte a delle contraddizioni che abbiamo un po' tutti, cioè mi ci metto dentro pure io, perché tutti diciamo siamo, io pure da europea sono intrisa di colonialità, no? E nella mia vita anch'io ho avuto babysitter, lavoratrici domestiche, no? E quindi diciamo è un tema abbastanza scomodo da affrontare, perché bisogna affrontare il fatto del lavoro razzializzato, quindi il tema della razza, il tema della classe, e che forse pone molti di noi insomma un po' appunto in una situazione un po' scomoda. E quello ovviamente io la pongo come sfida, non ho risposte, perché è una sfida molto grossa quella di trovare un'alleanza, no, tra femminismi diversi, no? Io parlo molto di femminismi al plurale proprio perché di femminismi ce ne sono tantissimi, c'è appunto il femminismo occidentale, bianco, che è spesso rifiutato poi, no, da altri femminismi o movimenti, pratiche che noi definiamo femministe, in cui però le donne che le mettono in pratica non vogliono neanche, cioè considerano il femminismo come qualcosa di negativo, come qualcosa di coloniale, perché appunto europeo e bianco. Quindi ci sono tantissimi tipi di femminismi, io appunto li uso anche nel titolo, nel sottotitolo al plurale, e la sfida che pongo è quella di un dialogo maggiore, di cercare di ascoltare anche questi femminismi diversi, proprio per cercare un'alleanza e per non, in generale, per non applicare le nostre categorie eurocentriche a contesti differenti, quindi anche appunto a femminismi diversi. E, che dire, sì, utilizzo quindi l'esempio della Spagna proprio perché lì si è riusciti a creare un po' questa alleanza, sebbene con tutte le contraddizioni, no, insite in quella citazione, no? E, in altre presentazioni è uscito fuori che forse questo è perché non c'è la barriera della lingua.
Io questo non lo so se quella è la ragione, però ecco, sono anche interessata a sapere da voi invece nel vostro lavoro, no? nel sindacato, come funziona, diciamo, questo dialogo, se mi potete dire voi qualcosa, perché... Sì. Sì, questa cosa che dici dell'ascolto a me è piaciuta molto trovarla nel libro, perché da latinoamericana è strano trovare accademici o comunque persone che riflettono su di noi da una prospettiva di ascolto. Di solito siamo abituati a essere, diciamo, oggetto di classi e lezioni di come dobbiamo organizzarci, di come dobbiamo liberarci, di quanto sottomesse siamo le donne, eccetera, eccetera, eccetera. E proprio questa è la critica fondamentale del femminismo decoloniale al femminismo eurocentrico, no? E quindi noi non è che vogliamo essere ascoltate o che pensiamo che il femminismo occidentale debba imparare dalle nostre pratiche, dalle nostre riflessioni, no? Diciamo, ogni percorso troverà le sue strade, le sue priorità, però di quello che sì ci siamo stufate è di essere sempre trattate dal femminismo, adesso che stiamo parlando di femminismo, ma anche della teoria politica di sinistra, rivoluzionaria, eccetera, di essere sempre trattate e trattati come oggetti a cui guidare, insegnargli come si fa la rivoluzione, quali sono i nostri errori, quindi prendere la nostra propria voce ed essere noi a dire, non è a dire al femminismo occidentale, ecco, cosa dovete fare, cosa dovete, così lo facciamo noi e quindi è un modello, no? È proprio quello che abbiamo subito sempre, è così che si fa, no? Semplicemente non abbiamo bisogno che ci continuate a dire come si fa. Quindi quando ho letto questa cosa dell'ascolto, veramente mi è piaciuta, è una cosa molto rara e che valorizzo. E con il caso di territorio domestico e del problema del lavoro di cura e delle lavoratrici domestiche, sicuramente, come dice Francesca, è un esempio territorio domestico e le compagne che fanno parte del collettivo a Madrid territorio domestico, ed è forse unico. Ci sono anche altre esperienze in Latinoamerica propriamente, ma nel territorio, diciamo, della diaspora latinoamericana in Europa le esperienze sono così poche, limitate, eccetera, e sicuramente non si possono copiare, replicare, anche se sicuramente abbiamo voglia di fare movimento, no? Con cui poter andare davanti allo Stato, anche ai datori di lavoro, a rivendicare il lavoro di cura come un lavoro dignitoso che deve essere riconosciuto, pagato, eccetera. Però c'è da riconoscere anche, come abbiamo parlato tante volte con Francesca e anche con le compagne del territorio domestico, che questo collettivo è fatto da donne che si portano dietro un percorso di militanza, no? E che ovviamente questa pratica di militanza, alcune migranti, non tutte, perché alcune anche per le caratteristiche dell'immigrazione, del paese dove arrivi, eccetera, non è detto che se hai fatto militanza o movimento, dopo come soggetto migrante potrai continuare a farlo, non è così automatico, no? Però comunque in Spagna, a Madrid, lì ci sono state le condizioni, no? Di aggregarsi, di fare riunioni, di fare incontri, no? E anche di partecipare anche al dibattito pubblico. E sì, in Italia è diverso, ci sono anche la composizione delle migranti che facciamo o abbiamo fatto il lavoro di cura, eccetera. La piccola esperienza che abbiamo in ADL, nel sindacato, è un'esperienza dove cerchiamo di fare quello che le compagne di territorio domestico ci hanno detto, no? Che il sindacalismo classico non è stato capace di rispondere alla particolarità del lavoro, dell'organizzazione, della difesa dei diritti del lavoro domestico.
E quindi ci sfidano in questo libro, ci dicono bisogna essere flessibile e anche inventarsi altre forme di intervento, di organizzazione, eccetera. Ed è un pochino quello con i nostri limiti, eccetera, che cerchiamo di fare in ADL. Quindi non sono certamente un esercito di lavoratrici che si organizzano, ma è un esercito di lavoratrici invisibile, come le abbiamo chiamato, che ognuna è nelle casse in maniera, in molta solitudine, tante di loro vivono. E quindi il fatto di cercare di rompere questa solitudine con alcuni incontri, con alcuni anche online, e il fatto di sapere che hanno un posto comune dove i dubbi principali, eccetera, possono essere almeno raccontati, per noi è anche una forma di intervento. E poi c'è anche un'altra, diciamo, un altro impegno che abbiamo già a livello, diciamo, pubblico, che è quello di far conoscere attraverso una piccola campagna comunicativa la realtà così dura, drammatica, del lavoro domestico in Italia, che effettivamente, mi azzardo a dirlo anche con voi, non so, non è una priorità neanche nelle agende né dei sindacati tradizionali e neanche del movimento femminista. Può essere, per quello che diceva Laura, dice Laura in una parte del libro, citando alcune femministe latinoamericane che fanno il lavoro di cura, che può essere, si chiedono alcune, Laura lo cita qua, che può essere il fatto che le rivendicazioni principali dei movimenti femministi ancora adesso sono quelli individuali, no? che hanno a che fare col corpo, cioè l'aborto, la libertà sessuale, eccetera, eccetera, che sono assolutamente importanti, ma non altrettanto quei meccanismi di oppressione che vivono altre donne, in questo caso migranti, non europee, non bianche, eccetera. Però sì, senza dubbio, credo che ci sia tanto da riflettere, coincido con te. Non so se... Prima delle domande volevo solo dire che magari tanti concetti li ho, purtroppo non sono potuta, non so se magari molti di voi non li conoscono, insomma sono concetti un po' particolari, non so se il corpo territorio eccetera, e sono andata un po' veloce, diciamo, per via del tempo, perché in realtà il libro è molto piccolino, però è denso, e quindi, insomma, mi dispiace se non abbiamo potuto toccare, però magari nelle domande, se c'è stato qualcosa che vi ha colpito in particolare, che avete sentito che non è stato approfondito abbastanza, insomma, lo potete chiedere, non so se... C'è qualche domanda? O anche considerazione? Beh, magari provo a fare io, andare un po' avanti, sì. Poi magari se dall'organizzazione ci dite i tempi, così capiamo quanto possiamo... 2 minuti? Ok. Speriamo un pochino. Va bene. Ma allora, se abbiamo questi 2 minuti, io... In realtà avevo una domanda che prima non ti avevo fatto. E nel libro citi anche molto questo gruppo di migranti di Roma, Las Leonas, che poi ho visto, appunto, cioè, è stato fatto anche un film documentario su di loro, che mi ha incuriosito molto, no? Questo gruppo di donne calciatrici di origine migrante, anche lì molte sono latinoamericane, e quindi
visto che tu vieni da Roma, magari conosci meglio questo gruppo, volevo chiederti se ci racconti un po' cosa sai su di loro, ecco. Sì, in realtà diciamo, le ho conosciute anch'io andando a vedere il documentario, cioè le ho scoperte così, andando a vedere il documentario. Poi è stato un po' un caso che questo documentario è stato proiettato anche a scuola delle mie figlie, il pomeriggio, perché l'ex scuola elementari delle mie figlie era una scuola molto partecipata. Intanto il nostro quartiere è un quartiere con molte famiglie originarie di altri paesi, lo dico anche nel libro, e quindi è una scuola molto attiva, diciamo, da questo punto di vista, e si fanno anche, è aperta a tutti gli sport il pomeriggio, e il mister della squadra di calcio aveva organizzato proprio una proiezione della Sleonas con le protagoniste, e quindi lì le abbiamo potute proprio conoscere. E anche questo è un documentario a cui sono molto affezionata, e è molto bello, ve lo suggerisco, e devo dire anche lì le testimonianze di queste donne, le vite che emergono dal documentario, no? I vissuti di queste donne confermano molto, diciamo, quello che io ho studiato, no? Che è uscito dalla letteratura e che trovate anche nel libro, no? Conferma molto questa solitudine di cui parlavi tu, no? Questa solitudine, poi soprattutto per le badanti, no? Che è un lavoro veramente difficile, sia dal punto di vista della solitudine, tu immagino che lo studi tanto, no? Con le donne dell'Est Europa, no? E un lavoro molto faticoso dal punto di vista del corpo e della mente, no? È molto una solitudine molto forte, perché appunto sei intanto quasi sempre in casa con una persona di cui devi prenderti cura, e sei sola perché sei magari molte di loro sono lontane, no? dalle loro famiglie. E quindi ecco, nel documentario esce molto forte questa sensazione di solitudine, esce molto forte anche il fatto che spesso le lavoratrici domestiche, per gestire il proprio bisogno di cura, perché ovviamente cioè, come noi abbiamo, tutti noi abbiamo bisogno di cura, e spesso ce la forniscono loro, anche loro hanno bisogno di cura per i loro figli, e spesso per gestire questi bisogni, proprio perché le condizioni di lavoro sono così difficili, le ore di lavoro sono lunghissime, non c'è, diciamo, il tempo per farlo, una strategia è spesso quella di condividere, no? Di avere o famiglie, diciamo, più estese, o comunque di condividere il lavoro di cura con compagne, con amiche, no? E anche questo emerge dal documentario, dove per esempio ci sono tre donne che vivono insieme, e mentre due vanno a lavorare, la terza, che non lavora, si prende cura della figlia di una. Quindi, diciamo, sono strategie di sopravvivenza e di gestione dei loro bisogni di cura, perché c'è molto, diciamo, nel nostro sistema c'è molto, manca proprio, diciamo, c'è l'idea che appunto noi vediamo i nostri bisogni di cura soddisfatti da altre persone, ma non ci chiediamo poi come i loro bisogni di cura possano essere soddisfatti. E per cui nel libro, diciamo, parlo molto di un diritto alla cura, che citando delle studiose molto più che hanno lavorato molto su questo tema, un diritto alla cura che deve essere per tutte e tutti, e non può essere solo per chi appunto si avvale del lavoro altrui, deve essere un diritto per una vita dignitosa per tutte e tutti. Quindi io mi rifaccio molto anche a un'etica della cura, no? Che è un concetto
un concetto che è sì femminista, ma per esempio, come dice la studiosa John Tronto, è un'etica dei subalterni, no? Una necessità, l'etica della cura, un dovere, diciamo, collettivo che riguarda tutte e tutti, e forse direi anche più tutti, nel senso che non è una questione femminista, ma è una questione che deve essere presa una responsabilità di tutta la società. Grazie a voi.